Ehi la ciurma e benvenuti tutti in questo nuovissimo episodio di Child of Light. Io sono Mazzetes ed eccoci qui pronti per continuare la nostra avventura con la bellissima Aurora. Vabbè però. Non mi ricordo lui se ha fulmine o meno, ma ci proverò. No. Oddio. Allora, vediamo. Se ce la caveremo o no, ma sì, dai, questi sono alla fin fine dei ladruncoli di merendine. Anche con Rubella e Finn dovremmo farcela senza troppi problemi. E io farei un colpo su di lui perché lui patisce l'elettricità, anche se poi dopo ricambierà il favore con un po' di pizza in faccia, ma... Comunque un 120 non è niente male. Yeah, schivata, grande rubella. Sì, credo che nonostante tutto convenga comunque. Attaccare lui perché così in questo modo riusciamo ad interromperlo. L'altro facciamo più danni, ma ricambierebbe il nostro attacco fisico, quindi direi 3, 2, 1. Via. E lui direi sempre di colpire quello, così almeno uno ce lo togliamo dai piedi. Ho l'impressione che vada un po' scatti, un po' lento. Dove avrei dovuto tirarlo sull'altro, ma poi ricambiavo al mio favore. Igniculus. No, non voglio scaricarlo del tutto, però Igniculus, perché sennò non abbiamo poi più neanche i fiorellini per ricaricarlo. No, non va bene, non va bene. Yeah, grandissimo Finn. E adesso spacchiamo la faccia a quel ragazzetto. Lo interrompe? Sì. Grandioso. Adesso colpiamolo di nuovo, ma... Oh, almeno ha abbassato la testa. Viene difesa. Vabbè, ha attaccato lei. A saperlo. Vai su lui, magari con Finn riusciamo poi a tirarlo giù. Percossa 2 su lui. No. Però magari riusciamo a rallentare lui e a interromperlo. È vero che contrattaccherà, ma gli facciamo dei danni da fulmine e lo interrompiamo. Credo che sia worth. Worth, come volete dire, lo dite. Opla. No!
Io farei un colpo su lui se non mi interrompe. Ok, concentrazione. It's good for you. E papam in faccia! Dai, muori! Muori, pezzo di golem di mielme! No. Sì! Grandioso! Pioggia di frecce, ci mancava solo questa. Puff, puff, puff. Presi tutti e due anche arretramento. Cribbio, sono messi male. Adesso, perché adesso lo attacco e lui contraccambierà. No, non è contraccambiato. Allora io però qua farei un... C'è un cura più, no? Un cura lo farei su... Su se stessa. Che conviene. Mi spiace, Finn, ma lei ha gli attacchi da fulmine... Di base, diciamo. Vabbè, meglio. Finn è anche sopravvissuto. Allora, facciamogli una percossa. Ah, e perché prima non l'aveva fatto e non l'aveva controattaccato? Adesso farei un... Ah, vabbè, ma... Il nostro Nicholas torna in forze. Lo curiamo così, magari riusciamo a fare un colpo. Tanto lui ho visto che comunque non ha tolto tantissimo come contrattacco. Ok, allora facciamo così. Sì! Perfetto! La 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 la. Nuovo livello, punti abilità, forever and ever. Ok, allora, qua apriamo. Quanti anni hai? Ne ho quasi 10. Zig. Tu sì che ne co di cose ne sai, ma non l'ho mai usata come fai sperma. Finn. Mi meraviglio della tua persona. Il tesoro dorato, però le abilità ne avevamo bisogno. Allora, rubella. Rubella qua. Robert. Vabbè, sempre il coso buggato. Taglio catagida, no? Questo. Va buono. Ah, qua c'è una levetta. Sì, mi sembra che vada a scatti, soprattutto Aurora. Dopo darò un'occhiata. Ma qua dove devo andare poi, scusate? Ah, ok, c'era la porta qua che ho sbloccato. Perfetto. Ok, mo. O c'è un boss o c'è un enigma. O tutti e due. Questa porta raggiunge il Palazzo del Sole. Mai era stata serrata fin dagli albori. Nel blu qualche indizio vediamo? Beh, lì ci sono i quattro esploratori. Sì, ok, puzzle con l'uccellino qua. No, non sto capendo. Ah, ok. È lui, scusa, è il suo simbolo. Vabbè. Non... Ah, ok, perché prendo da qua e dovrei... Però dove devo proiettarlo, scusa? Ah, quello sulla luna. Però su quale? Su...
Oddio. No. Dico cosa c'è. Un forziere che non fa mai male. Però qua... la lancia è là. Sì. Ah, forse c'è un ordine. No. Ah, ok, prima quello piccolo. Prima questo. No. Prima questo pieno? Oddio, scarico il Nicholas. Questo però va tipo qua. Ah, e quello va là. Ok, no, allora questo qua. E uno è andato, perfetto. Un po' più tosto è questo. Il cammino dell'eclissi, sì, ho capito. Infatti, poi dopo passo a questo. Che va qua. Poi passo questo. Ah no. Porca paletta. E... sul più bello proprio, eh? E Nicolus. Sì, grande ragazzi. Andiamo al Castello del Sole. E poi dovremmo esserci quasi. Al Palazzo del Sole. Abbiamo bisogno del Sole, perché la Luna l'abbiamo già presa. Ah, forse dobbiamo andare anche a prendere le stelle. Non mi ricordo più. Ah, ok. Danke. Emo? Ok, temo di aver capito. Scusi, ma sono di fretta. Posso salutarla in un altro momento. Ah, ma no, tanto qua è chiuso, non si può passare. Arrivederci, signorella. A più tardi. Ma porca paletta! E dirmelo che era tempo o no, eh? Ok, al pelo. Lolli lol. Allora, vediamo un po', intanto ricarichiamo un po'. Dove vai? Dove va? Ah, ok. Allora. Vediamo un po' di cercare di capire da che lato dobbiamo passare. Aia. No bueno. Ciao signorina, scusi che prendo questo. Qualcosa mi dice che questa è la via giusta, ma ci sarà da penare un attimo.
Ok. Senza fretta si risolve tutto. Salve. Ah boh, non ci dice niente, meglio così. Qualcosa mi dice che dovrò interrompere l'episodio, eh? Oh, per le stelle, Aurora! Guardati bianca la pelle e schiume splendenti, che disgrazia il tuo basso lignaggio. Ha dato vita a capelli sì lucenti. Ma mai principessa ha insozzato le sue vesti, mischiandosi con vermi e individui molesti. Come osi insultare i miei amici? E tu cosa sei, di uno scherzo la figlia? Traditrici come te s'ammantan di fanghiglia. Basta! Aurora, sei una vera sciagura. Sei proprio un malanno e io sono la cura.